Coach Musiello, è vero, era un test prestagionale, però la voglia di vincere si è vista, la panchina in piedi nel finale e nell'ultimo quarto in effetti avete dato la svolta decisiva. Sì, è vero che sono partite prestagionali, è anche vero che noi vogliamo cercare una mentalità che sia avvicini più possibile a quella vincente. Abbiamo dovuto fare qualche sforzo dal punto di vista fisico, atletico, per sopperire a qualche mancanza di qualche giocatore, qualcun altro non in perfette condizioni, però io pretendo dai miei giocatori sempre propositività e cercare di dare sempre qualcosa a favore della squadra. Si è vista anche una certa propensione al correre, a fare contropiede, d'altronde avete molti giocatori piccoli ma veloci, bravi anche tecnicamente, come Bagnarol, De Simon, Passudetti. Sì, non dimenticherei io neanche De Simon e Bardini. Noi il reparto esterni siamo messi discretamente bene, probabilmente ci manca qualcosa sotto canestro, pazienza. Gli obiettivi per questa stagione? Ma in tanti mi hanno fatto questa domanda. Io credo che bisognerebbe portare a Spilimbergo un po' di entusiasmo, un po' di voglia di andare al palazzetto e vedere una squadra che lotta, che magari a volte non gioca bene, che magari anche a volte si perda, però portare un po' di entusiasmo secondo me fa bene. Ciao Fede, intanto benvenuto qui su YouBasket, l'esordio per te davanti alle telecamere appunto di YouBasket. È stata una bella partita, una bella vittoria, anche prestigioso, un torneo prestagionale che comunque però ha la sua storia, la sua importanza, anche perché è dedicato a Luca Tosoni. Certo, beh, diciamo che in questa occasione qua il basket passa in secondo piano, perché la cosa importante è ricordare un ragazzo che aveva tanta... Io personalmente non lo conoscevo, però... Quando manca un ragazzo dell'ambiente del basket lascia sempre un vuoto in tutti noi, quindi speriamo di aver onorato la sua memoria e siamo molto contenti per il risultato. Una squadra rinnovata, è rimasto però al punto fermo il capitano Bagnarol. Come vedi questa stagione, quali sono gli obiettivi? L'ho chiesto anche al tuo coach, come la vedi? C'è la possibilità di stupire? Certo, noi partiamo coi piedi per terra, però vogliamo fare un campionato di vertice. Sicuramente sappiamo, siamo consci che vincere un campionato è una cosa molto molto difficile. Ci sono squadre sicuramente più forti di noi, più attrezzate, che si conoscono meglio, però lavorando sodo, diventando squadra fuori e dentro il campo, secondo me possiamo fare molto bene e, come dicevi tu, puntiamo a stupire tutti. Grazie Fede, complimenti e ci rivediamo durante la stagione. Certo, complimenti anche a voi per la bella iniziativa, il bel programma. Coach Fantin, ben ritrovato. Fai subito un commento. So che vuoi commentare il mio abbigliamento. Sì, hai un abbigliamento notevolissimo, molto folcloristico, molto bene, molto bene. Beh, allora, intanto ben ritrovato appunto qua su YouBasket, nuova stagione, questo era un test. Ho visto che hai fatto qualche esperimento anche dal quintetto base con Costanzo e Pivetta insieme. Siamo un cantiere aperto, nel senso che è stata un'estate tribolata nel cercare di rinforzarci e siamo ancora appunto un cantiere aperto, nel senso che siamo riusciti a prendere Moro, che però per motivi familiari si è sposato e assente. Oggi mancava anche Matteo Celotto, Luca Marella rientrerà probabilmente verso fine anno, quindi ho fatto un po' di esperimenti. Complessivamente abbastanza soddisfatto, anche perché secondo me Spilimbergo è un'ottima squadra. Abbiamo tenuto, poi abbiamo preso purtroppo un piccolo break e non siamo più riusciti a rimediare. L'acquisto di Moro è sicuramente il più importante della vostra campagna estiva. Con lui dove potete arrivare? L'obiettivo è la salvezza o si può provare qualcosa di più? Ma a me piace essere umile, noi siamo neopromossi, quindi piedi ben piantati per terra. Il primo obiettivo è sicuramente la salvezza, possibilmente magari evitando play-out. Se poi dovesse arrivare qualcos'altro sarebbe un sogno, però mi piace essere molto molto umile, perché siamo neopromossi, dobbiamo guadagnarci tutto. Domenico, vogliamo dedicare un'ultima domanda a Luca Tosoni, a quale appunto è dedicato il torneo? Ma Luca ce l'ho nel cuore, nel senso che l'ho anche allenato e purtroppo sono quelle tragedie che e purtroppo succedono e ti lasciano quasi senza parole. Niente, abbiamo cercato di onorarlo nella maniera migliore e sempre fa parte della nostra grande famiglia. Un abbraccio
fortissimo ai loro genitori, che sono due persone splendide, e ripeto, Luca è sempre nei nostri cuori. Massimiliano Cipolla stasera capitano. Massimiliano Cipolla, beh, una bella emozione, insomma, giocare da capitano una partita così importante per la società Trece Cordenons, in memoria appunto del figlio del presidente Claudio Tosoni. Sì, sicuramente era un torneo a cui tenevamo far bella figura, e vabbè, capitano solo per onor di firma, perché ovviamente Teo Celotto, che speriamo si riprenda, non so neanche cosa abbia in realtà, ma spero si riprenda presto. E, no, dicevo, un torneo per noi importante, perché comunque in memoria di un ragazzo che oltretutto è comunque il figlio del nostro presidente, e ci tenevamo a fare comunque una bella figura. È stata una partita interessante, siete partiti bene, tu sei partito benissimo nei primi due quarti, poi forse un po' un calo verso la fine, Spilimbergo ci ha creduto un po' di più, voleva vincerla forse un po' di più. No, sì, è andata così, siamo partiti bene, e anche con entusiasmo, perché comunque tutti quelli che entravano davano il loro contributo, e poi magari forse un po' il nostro atletismo, la forma fisica che dobbiamo ancora trovarla. E Spilimbergo comunque una squadra di giocatori esperti con punti nelle mani, e alla lunga comunque l'hanno portata a casa. Però ti dico, tutto sommato, anche rispetto alla partita di ieri contro Sacile, c'è degli ottimi segnali, cioè veramente sono contento. Chiaro, perdere non fa piacere a nessuno, però sono contento, perché comunque dei miglioramenti proprio importanti tra ieri e oggi. Anche perché le assenze non erano da poco, mancava appunto, come hai detto, Teo Celotto, mancava soprattutto Franco Moro, che potrebbe essere l'uomo in più quest'anno. Sì, Frank è sicuramente importante per noi, per come, anche per il nostro modo di giocare, perché è un lungo, il classico lungo atipico, no? Con chili, però con mano morbida, beh, insomma, tutte le squadre dove ha giocato è stato proprio apprezzato per questa cosa qua. E obiettivi, guarda, io credo che come primo anno in C2... sì, l'obiettivo sia comunque la salvezza, poi tutto quello che viene oltre la salvezza sicuramente sarà un ottimo risultato. Tutto di guadagnato, diciamo. Adesso volevo capire il significato di questa maglietta. Insomma, è la nuova divisa ufficiale di U-Basket per la stagione 2016-2017. E l'hai scelta te, solo per te. La scelta Simone Pizzioli, che salutiamo. Un saluto, Simo. Ciao.